Buongiorno, siamo qui allo stadio Pino Zaccheria. Mister Padalino ha concesso l'allenamento a porte aperte, non si vedeva da tanto tempo in Casa Foggia. Questo allenamento che precede il match di domani alle ore 15 contro il Pescara, come possiamo dire, alle mie spalle ci sono proprio i rossoneri appena entrati in campo. Beh, c'è un piccolo ballottaggio, probabilmente si vedrà il modulo, quello proposto contro il Palermo, il 4-3-3, piccolo ballottaggio in difesa con Ngawa e Loiacolo che si giocano una maglia da titolari sulla destra, mentre invece davanti dovrebbe essere riproposto il tridente con Mazzio, Galano e Iemmello, anche perché ha squalificato a centrocampo Gerbo, probabilmente Busellato passerà dall'altra parte e Kragl arretrerà. Per gli avversari invece è una situazione malconcia in difesa, perché saranno assenti della gara Gravillon, neoacquisto dell'Inter, e Del Grosso, entrambi squalificati, e c'è questo ballottaggio Brugman che probabilmente potrà anche essere in panchina. Si aspetta la lista dei convocati di Mister Pillon, però non partirà dal primo minuto. Un piccolo numero di tifosi qui ha accompagnato la squadra e cercherà di sostenerla in questo allenamento che anticipa di circa 24 ore la gara di domani.